Vabbè, tu? Sicuro sarà il tecnico? Chi è? Salve, siamo i tecnici della piscina, ci avete chiamato per caso? Io sono il tecnico, io no, della piscina. Che è successo? Che ha sbattuto? È picchiato con la pancia? Va bene, non fa niente, amore. Io non ne posso più di questa piscina. Chiamo papà! Chiamo papà perché se di nuovo rotolano il robottino. Papà! Non lo so, poi si riempie di nuovo la piscina, viene di moscerini. Finalmente! La piscina ha di nuovo dei problemi. Guarda, il robottino non parte più. Non lo so. Non ho più pallida idea. Qualcosa qua dentro. Non lo so, ma io non ce la faccio più. Io adesso vado a chiamare qualcuno. È sporco! Facciamo perché dobbiamo chiamare qualcuno, perché deve pulire la porca la piscina. Non ho bisogno di voi. Ma è tutta porca, mamma, cosa? Porca miseria, ma è fredda l'acqua. Sì, ma tu saresti un tecnico che tratta le piscine? Vediamo se fa ora il robottino, proviamo. Dai, io provo, faccio partire, vediamo, ditemi se parte. Dai, mettetelo, vediamo se parte. Vai. Guardo se va. Vai, mamma, clicca. Vado. Schiaccia. Ok. Niente, come vi avevo già detto, il robottino non sta andando. La piscina ha dei problemi, se vi fate chiamare l'assistenza, forse invece di guardarci negli occhi, risolveremmo il problema, no? Mancava Stefano che mi chiamava in questo momento. Ciao Stefano, scusami, qualcosa di urgente? No, mi si è rotta la piscina. Cioè, non è che mi si è rotta la piscina, non si è bucata. Non si è bucata, mica si può bucare la piscina. Vabbè, niente, ha un problema il robottino. Per cortesia, potresti chiamarmi tra un quarto d'ora che devo chiamare l'assistenza? Bravissimo, ciao. Ciao. Pure lui ci mancava. Ciao a tutti, fondetti e fogliettini. Ragazzi, siamo fuori casa di mamma Giulia e figlia Chiara. Stiamo per fare una cosa proprio da pazzi. Aspetta, Ila, aspetta. Ila, vieni qua. Ragazzi, prima chiamavo mamma Giulia per chiedere una cosa e ho sentito che aveva problemi con la piscina. Che cosa abbiamo pensato noi? Facciamo finta di essere i tecnici della piscina. Perché ragazzi, il nostro scopo sarà prendere... Poi li buttiamo in piscina tutti i vestiti. Quindi noi facciamo finta che siamo i tecnici della piscina. Ma così ci riconoscono. Ci riconoscono, ma io ho pensato a tutto, ragazzi. Guardate cosa ho portato. Mila, passa la voce che ci scoprono, porca miseria. Ragazzi, con queste parrucche non ci riconosceranno mai. Io sono Franchino, il tecnico delle piscine. Io sono Franchino e riguardo la piscina. Come abana. Oh, però papà, dobbiamo cambiare voce. E ovviamente, da buoni tecnici, abbiamo anche gli arnesi per riparare la piscina. Vero, Hilary? Funghetti, Franchino e Franchina sono pronti allo scherzo del secolo. Otteremo tutti in piscina. Oh. Apri tu? Sicuro sarà il tecnico? Chi è? Salve, siamo i tecnici della piscina, ci avete chiamato per caso? Mamma Giulia e figlia Chiara, siete voi? Sì. Sì, sì, ma chi è? Questi sono due. Secondo me sono due. Anzi. Vabbè, sì. Comunque sì. Io sono il tecnico della piscina. Ma scusate, ma come fai? Eppure è più alta di me. Ma dove stai andando? No, vabbè, la piscina è fuori. Fuori. Scusa. La piscina è fuori. Andiamo a controllare fuori. Strana. Sinceramente non sa neanche qual è una piscina. No, scusate, una. Ehi, scusa. Sì? Non è questa la piscina. Come non è la piscina? Questi sono miei. Questi sono. Beh, lasciamo perdere una storia. Andiamo a riparare la piscina. No, aspettate. Ma c'è un problema che non va. Ehi! Ragazzi, non capisco ancora cosa sta succedendo, ma cerchiamo di capirlo meglio. Il problema è che il bagno di masca e i buchi non vanno giù. Questa non è la vera piscina. Comunque, ragazzi, La devi aggiustare, non rompere più di quella che hai già rotto. Non esagerare così, se la maestra, la cosa, così ci riconoscono altrimenti. Comunque dobbiamo cercare di guardare. Guardate! Come ti chiami?
Scusami, stiamo un attimino pensando a... Stiamo pensando a come riparare un attimino la piscina. Puoi andare un attimo dai tuoi genitori? Grazie. Dobbiamo portare l'uomo a bordo piscina e spingerli dentro l'acqua. È quello lo scopo, non ti fa riconoscere prima. Metti questo cappello, andiamo. Ma vi potrò dire dove è il guasto? Chiara, scusami, il guasto e la piscina è quella lì. Ok, prego, mi scusi, lei come si chiama? Giulia. Franca, allora mi faccia vedere dov'è il guasto. No, io mi chiamo Giulia, no? Doriana, bene, Doriana, mi faccia vedere dov'è il guasto. Non Doriana, mi chiamo Giulia. Va bene, praticamente, vi spiego, noi siamo tecnici da 100 milioni di anni. Questa assomiglia a Hilary. Ha i capelli. Ma chi è Hilary? Chi è Hilary? Ma no, ma come fa a essere Hilary? No, e no, poi lei dovrebbe essere... Ah, lei o lui dovrebbe essere Stefano? Sì. Comunque, se venite a bordo piscina vi facciamo vedere qual è il guasto. Venite, venite. Andiamo. Hilary, stanno andando a bordo piscina. Qual è il problema qua? Appena loro si mettono a bordo piscina già sai cosa fare, sì. Vero? Ah, aspetta! Il robottino, guarda. Fai vedere dove... Ci sono cascati in pieno, come hanno fatto a cascarci? Io ragazzi per fortuna mi sono salvato perché sono vestito e sono il più intelligente di tutti, perché a me non mi potranno mai fare un bagnetto, perché io sono il... Perché tu sei cosa? Perché tu sei cosa? Ci siamo anche impossessati del canale di Stefano e Hilary, perché da oggi, sì, mamma Giulia, no scherzavo, sono finiti in acqua, l'unica asciutta sono io, pensavano di fare furbi, ma alla fine, no, ciao! Sì, allora vieni che la controlliamo meglio, sì, tuffiamoci insieme, guarda, tuffiamoci, guarda, poi Ila, tuffati! Beh ragazzi, io direi che questo scherzetto mi sembra proprio ben riuscito. Sì, bravo, uno scherzo! Ragazzi, non potete capire la faccia di Chiara quando è stata buttata in acqua. Ma come fate a non capire che eravamo noi, scusami, eh? Guarda che io le... E già prima che glielo avevo detto... Tu avevi un po' capito. Beh, effettivamente, ragazzi, Chiara si era un po' accorta. Ma Antonio e Giulia no, per nulla. Ma comunque, ragazzi, è veramente rotta la piscina perché è freddissima. Tutto male? Che è successo? Sei fatto male. Dove? Che ha sbattuto? È picchiato con la pancia. Va bene, non fa niente, amore. Non fa... Ila? Scusa, amore, vedi che è la fine. No, non è mica colpa tua. Amore, è l'acqua, è il tuffo. Te l'ho detto, ma non fai il tuffo troppo altissimo. Sì. Tu mi hai detto in alto, Dai, amore. Scusami. Non c'è niente. C'è nella pancia. Anche a te, vero? Sì. Pizzica, pizzica solo all'inizio e poi basta, vero? Vediamo se lo fa anche Chiara. È passato un po'? No, perché se è tuffata... Ah, ragazzi, scusate, stacco 10 minuti perché Ila ripete tuffandosi e ha sbattuto la pancia, cioè niente di grave, però ha dato la botta sulla pancia e quindi si è fatta un attimino male. Quindi stacchiamo 10 minuti e sistemiamo un attimo e poi torniamo al video, ok? Scusate. Io direi di fare una gara di tuffi, ma con i tuffi chi va più alto. Siete pronti? Quindi ragazzi, sarete voi a casa a votare il tuffo più alto. Parte Ilari. 2 3. Oddio! Mamma mia ragazzi! 3. Oddio! Mamma mia! Secondo tuffo Chiara! E poi me! Vediamo quanti metri di altezza! 3, 2, 1! Oh mamma mia! Sì! In cucina! No, ma non è da quella parte la cucina! Ora tocca a figlio Diego! 3! 2!
Oddio, mamma mia ragazzi. Comunque non so perché, ragazzi, questo è un video matto, folle, non ha un senso logico oggi questo video. Ora sono media, ora bassissima e ora bassissima. Oddio, è passato Diego così. Ehi, la dimmi, dov'è? Un attimo. Vai in cucina? Ok. Vabbè ragazzi, noi siamo divertiti tantissimo, speriamo anche voi, quindi noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo. Ti fa male la faccia? Fa male no. Ancora? È passata? Non mi fa male. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video, che domani